Bene, amici di Telefono.net, Samsung Galaxy Mini 2, purtroppo non abbiamo la confezione completa perché è una anteprima. Batteria da 1300 mAh, qua sotto slot per la SIM, qua di fianco slot per la micro SD. Possiamo ipotizzare che in confezione ci saranno le cuffie auricolari e il caricabatterie più il cavo dati, probabilmente non ci sarà la micro SD visto che ci sono già 4 GB di memoria integrata. Come vedete, questa antenna qui posteriore fa sì che il telefono comunichi con altri dispositivi via NFC, quindi il telefono è dotato anche di questa tecnologia. Molto carino la cover posteriore colorata, nel frattempo lo accendiamo. 58,6, 108,9, 16,3 in millimetri di spessore per 105 grammi, un telefono davvero molto leggero. Display 480x320 pixel, 3,27 pollici, 260.000 colori, purtroppo, e questa secondo me è una grande pecca, manca il sensore di luminosità, quindi in questo periodo che inizia a esserci sole, giornate belle, quando si esce all'aperto bisogna alzare manualmente la luminosità e poi riabbassarla quando è sera. Comunque vi dicevo, ben fatto, ben costruito, leggero, lato destro col pulsante di accensione, spegnimento e blocco, lato sinistro con i pulsanti per il volume e lo slot per la micro SD. Vi parlavo dei 4 GB integrati, ce n'è circa uno a disposizione delle applicazioni e due a disposizione dello storage utente. Andiamo subito a guardare le informazioni di stato. Abbiamo un Android 2.3.6. Il processore di questo telefono è un Qualcomm MSM7227, come vedete c'è qua anche l'adesivo di Qualcomm, 800 MHz con GPU Adreno 200, un processore che comunque riesce a fare girare, nonostante i suoi 800 MHz, molto bene la TouchWiz, in questo caso perché l'interfaccia personalizzata di Samsung è la tua TouchWiz, si possono aggiungere o rimuovere delle pagine. Andiamo nel menu principale, intanto vi faccio vedere un po' la fluidità, purtroppo non c'è il LED di stato, e continuando con la panoramica hardware vediamo dietro la cam a 3.2 megapixel con l'altoparlante sistema, purtroppo non c'è né l'autofocus né il flash LED, sopra il jack per le cuffie e sotto l'uscita e l'ingresso micro USB con il forellino per il microfono. Davanti classico tasto della serie Galaxy fisico o e i due pulsanti touch. Sblocchiamo il telefono, entriamo nel vivo, wifi monoband BGN con una ricezione leggermente inferiore alla media, ricezione invece della parte telefonica buona, non abbiamo avuto grossi problemi. Proviamo a chiamare l'Enel, attiviamo la voce e alziamo il volume al massimo. Ok. Allora, la voce è abbastanza buona, pur peccato il volume non sia altissimo, buono invece il volume nella capsula auricolare e anche l'audio è di buona qualità. C'è la ricerca rapida in rubrica, purtroppo solamente per il nome, quindi se avete nome e cognome iniziate a scrivere il cognome, il telefono non cercherà in rubrica. Non ha la videochiamata perché non ha la camera anteriore. Visto che siamo alla messaggistica, proviamo subito a cliccare un link rapido. Display è solo da 3,27 pollici, quindi tastiera un pochino piccolina, però come vedete si riesce a digitare abbastanza bene. Presente sia l'inserimento vocale sia le impostazioni e i numeri in doppia funzione, teniamo premuto e andiamo nella doppia funzione, quindi una tastiera tutto sommato buona. Vi dicevo dell'NFC, c'è comunque l'accelerometro, il GPS è abbastanza buono e il Bluetooth in versione 3.0. Parliamo di email, vi faccio vedere per questa volta il client mail Gmail, sono sempre abituato a far vedere i client delle case, in questo caso Gmail. Non c'è il pinch to zoom, cosa che c'è sul client invece per le mail non di Google. Però il client è comunque buono, il client classico di Gmail, quindi con tutte le opzioni del caso. Browser web mi ha piacevolmente colpito, perché se andiamo per esempio sul nostro sito telefonino.net vedremo come la fluidità anche in fase di caricamento, vedete in questo caso sta caricando ancora, è buona. Sia il pan sia il pinch to zoom, per essere un processore da 800 MHz, avvengono tutto sommato in velocità. Non è velocissimo il caricamento della pagina, ma soprattutto il
il rendering, ma il processore supporta anche il flash player, quindi anche da questo punto di vista saremo coperti tranquillamente. Purtroppo non supporta nativamente il desktop mode. Qui forse il punto debole è sempre un po' il display con la sua risoluzione di 480x320 pixel che costringe a zoomare un pochino la pagina. Comunque, come vedete, sia il pan sia lo zoom, il pinch to zoom, non soffrono di particolari problemi. Torniamo alla home page, vi parlo di parte multimediale, foto, video, eccetera, eccetera. Partiamo dalla musica, Moon Dance, immancabile. Allora, il volume del player è buono, si può ascoltare tranquillamente in mia voce, vi faccio vedere come è possibile sia equalizzare la musica sia attivare degli effetti sonori. Possiamo attivare delle animazioni mentre ascoltiamo la musica, insomma una parte di player musicale comunque fatta bene. Non sono integrate le funzioni di ricerca sul web o social direttamente dal player musicale, cosa che vediamo ormai in altre interfacce che non sono la TouchWiz. Parlando invece di fotocamera, eccola qua, purtroppo non abbiamo né il flash né l'autofocus. Ho 10 euro qui che uso per fare le foto ai telefoni per comparare la dimensione, come vedete non vi è la possibilità di mettere a fuoco in parti differenti dello schermo che non sia il centro. Vi faccio vedere le possibilità di impostazioni e la possibilità di modificare le scene e ovviamente anche la luminosità. Possibilità di fare singoli scatti, continui o panorama. Facciamo una foto, ok. Video, anche qua 640x480 è la risoluzione massima e qua possiamo limitare la durata della registrazione. Se vi devo dare un giudizio, diciamo che le foto secondo me sono appena sufficienti, un pochino impastate e sgranate. Le andiamo a vedere qua in galleria, quelle che ho scattato come esempio, eccole qui, vi faccio vedere un pochino da vicino gli scatti. Ovvio che sul display del telefono tutto sembra meglio, ma se andiamo poi a vedere la foto nel dettaglio c'è qualche parte un pochino sovraesposta, un po' di rumore video. E anche i video che possiamo vedere qua vengono girati con un audio molto buono, ma con una parte video, a prescindere dalla risoluzione, non proprio al top. C'è anche lo zoom 3x ovviamente digitale mentre giriamo i video. Per quanto riguarda gli altri video, non supporta 1080p, questo è un video 1080p, come vedete non si riesce a riprodurre, mentre supporta tranquillamente 720p, ecco questo è un esempio, il classico esempio che uso. Devo dire che gira bene, non ha problemi, l'unica cosa il display è sempre un pochino smorto, anche i colori di questo display che sono 260.000 non sono eccellenti. Scusate l'interruzione imprevista nelle mie prove live che faccio sempre in presa diretta dal vivo. Dopo aver visto la multimedialità un pochino zoppicante sulla parte foto e video, parliamo di parte business, dove vengono gestite bene le mail in Exchange. C'è la compatibilità dei file Office con ThinkFreeOffice che funziona bene. C'è anche un market alternativo di Samsung, il Samsung App, dove troviamo delle applicazioni che generalmente sono a pagamento magari sul Play Store di Google, oppure delle applicazioni sviluppate direttamente da Samsung. Per esempio Chat On, applicazione molto utile per chattare, una sorta di messenger di WhatsApp di Samsung, e il Social Hub, dove vengono concentrate tutte le notifiche riguardanti i social network. Prezzo 179 euro per un telefono che diciamo non è né carne né pesce, è abbastanza buono, carina la scocca colorata, però parte multimediale zoppicante, manca il sensore di luminosità. Un telefono che per i suoi 800 MHz gira bene, ma non che non ci ha dato grossissime emozioni. Per telefonino.net
Andrea Galeazzi.